Benvenuti su Nas24.it, oggi è il turno, o meglio, oggi è il momento dell'approfondimento che avevate scelto all'inizio di questa settimana. Abbiamo iniziato un po' con questo nuovo format di creare degli approfondimenti su tematiche specifiche. Questa settimana vi abbiamo chiesto di scegliere voi l'argomento, abbiamo deciso di farlo in diretta, parleremo di diritti e doveri dei dipendenti pubblici. Lo faremo come avevamo annunciato con Chiara Vannini ed ecco. Mi auguro. Adesso arriva Chiara. Eccola. Ciao, ciao a tutti. Benvenuta Chiara. Grazie. Allora, nel frattempo che ci raggiungano le altre persone, ricordo che c'è la possibilità di scriverci ancora in diretta per ulteriori domande, oltre a quelle che ci avete inviato nei giorni scorsi con il box domande. Partiremo quindi dalle domande che ci avete inviato per poi rispondere alle vostre domande in diretta. Vedo un po' di persone che ci salutano, io saluto tutti. Chiara, iniziamo subito con la domanda più semplice probabilmente che io ne parlavamo prima. Mi immagino che questa domanda sia stata fatta da o uno studente o qualcuno che vuole, da uno studente sicuramente. Che cosa significa? C'è più sicurezza del lavoro del pubblico impiego? Perché è più sicuro lavorare come dipendente pubblico? È caduta Chiara, secondo me? Esatto. Arrivo, adesso la recuperiamo. Questa cosa di Instagram è una figata, ma non sempre funziona. Scusate, ok, vi avevo perso. Eccoti. Ok. Io ti vedo ancora bloccata, Chiara. Non so se tu mi vedi bene, però ti sento. Io ti vedo bene e ti sento bene. Ok. Intanto ti sento, quindi vuol dire che comunque chi ci sta guardando ti sentirà. La prima domanda ti chiedevo, perché tutti puntano ad entrare nel pubblico? Si ha più sicurezza in che senso? Immagino che questa domanda sia stata fatta da uno studente. Beh, la risposta è abbastanza banale, nel senso che un'azienda sanitaria difficilmente può fallire, mentre una fabbrica, una ditta, un'impresa, un negozio può andare incontro al fallimento perché mancano delle risorse economiche, umane, eccetera. L'azienda sanitaria in qualche modo le risorse economiche, strumentali, eccetera, riesce ad ottenerle in qualche modo. Quindi sicuramente, perché è più sicuro lavorare in ospedale piuttosto che dal fruttivendolo, perché l'ospedale non fallirà praticamente mai. Quello che può fallire... Quello che può magari andare incontro a difficoltà è un ospedale privato, questo sì, esatto. Ma l'ospedale pubblico difficilmente andrà incontro. Infatti, immagino che il riferimento sia ad un ospedale privato o una RSA, una piccola casa di riposo, ed è esattamente quello che dicevi tu, sostanzialmente. C'è maggiore sicurezza nella solidità dell'azienda, sostanzialmente. Esatto. E sicuramente un'altra cosa che poi attrae anche tanto le persone a lavorare in un'azienda sanitaria sono i diritti, i privilegi, diciamo, che ha un dipendente pubblico. Mi viene da pensare alle giornate di ferie, i permessi, la possibilità di studiare. Se facciamo una botta di conti a tutto quello che abbiamo, abbiamo 36 giorni di ferie all'anno, abbiamo 8 giorni di permesso per la formazione, abbiamo 3 giorni di permesso per motivi familiari, abbiamo le 150 ore, tutte cose che spesso non solo non le abbiamo in un'impresa privata, in una ditta privata, ma spesso non sono nelle condizioni di darcelo. Per esempio le 150 ore per studio spesso non è che non ce le vogliono dare, ma non ce le possono dare, non sono nelle condizioni di darcele nel privato. Quindi tutte queste cose fanno sì che l'azienda pubblica sia più attrattiva rispetto al privato, rispetto a un altro posto di lavoro. In termini di sicurezza sicuramente, anche se poi si può Anche. aggiungere che un'azienda pubblica, essendo magari anche più grande,
più attrattiva anche perché c'è una possibilità di confronto con i professionisti maggiore rispetto ad Esatto. un'azienda più piccola, però la domanda era sulla sicurezza, quindi era proprio sul punto, credo, della solidità dell'azienda, sostanzialmente. Esatto. E altra domanda, penso provenga sempre dalla stessa tipologia di utente, di persona che ci segue. Per un neoassunto, è possibile scegliere il reparto? Ah, sì, dipende da dove, dall'azienda in cui ci troviamo, dipende dal momento storico in cui ci troviamo, però non è raro che molte aziende chiedano al neoassunto dove vuole andare, quindi chiedono dove gli piacerebbe andare anche in base alle sue esperienze. E non è raro che le aziende accontentino la persona. È ovvio, bisogna trovarsi nelle condizioni di poter accontentare il dipendente, di aver bisogno di infermieri o di OS in quella determinata unità operativa, però sì, si può assolutamente chiedere. E non è raro appunto che le aziende ospedaliere lo concedano. Dipende un po' dal periodo storico, sostanzialmente, anche Esatto. perché dall'organizzazione, da una serie di fattori Esatto. che coincidono, che non sempre coincidono, perché poi a volte c'è chi dice che bisogna proporre o chiedere l'esatto contrario di quello che si desidera veramente, perché poi non si è accontentati. Però sono realtà e esperienze personali, Sì, sostanzialmente. questa è una strategia che funziona e non funziona, però Esatto. se diciamo che ci troviamo in un'azienda, in un ufficio assunzioni, in cui magari si sta ampliando una terapia intensiva perché aumenta i posti letto, chiedere di andare in terapia intensiva sicuramente si hanno più possibilità di essere accontentati che no. Anche se poi su questo, per esempio, poi dipende dalle varie aziende, iniziare un percorso lavorativo in un reparto, probabilmente soprattutto nelle aziende pubbliche. Mi auguro che in tutte ci sia un regolamento per la mobilità interna tra un reparto e l'altro, quindi la Sì. Sì. possibilità di poter cambiare reparto in qualche modo arriva sempre. Stavo leggendo una domanda, un commento più che una domanda, di una persona che ci seguiva sulla domanda precedente, perché diceva: se questa domanda è stata fatta da una studentessa, può essere che si riferisca alla sicurezza del pubblico in vista di una maternità. Cambia molto, secondo te, pubblico-privato sulla maternità? Poi qualche domanda sulla maternità nello specifico ce l'abbiamo pure, però su questo secondo te cambia molto? Sui diritti della maternità? Allora, i diritti della maternità non vengono regolati dal contratto collettivo del pubblico o del privato, c'è tutta un'altra legislazione che li regola. E, Quindi non vorrei cambia. direi di no, anche perché soprattutto in questi anni c'è una forte tutela nei confronti delle donne in maternità o in gravidanza. C'è proprio la voglia di proteggerle perché in passato questo non è stato fatto. Quindi assolutamente direi di no. Allora, andiamo avanti con le domande. Il 22 dicembre, novembre mi scade il contratto, il primario non vuole farmi godere i miei 22 giorni residui di ferie. Come facciamo? Allora, innanzitutto il primario non dovrebbe entrare nel discorso fruizione delle ferie perché abbiamo due contratti che ci regolano diversi. Il primario è un dirigente, noi facciamo parte del comparto, quindi sottostiamo anche delle leggi molto diverse, dei regolamenti molto diversi. E nella realtà delle cose può succedere che si arrivi al termine del contratto, alla scadenza del contratto e il coordinatore non sia in grado di garantirci le ferie. Questo non dovrebbe succedere, perché? Perché le ferie sono un diritto irrinunciabile e soprattutto da contratto non sono monetizzabili. Questo vuol dire che non possono essere pagate, o meglio, non dovrebbero essere pagate, perché poi ci sono tutta una serie di eccezioni in cui si possono pagare. Questo è il caso. Probabilmente ci troviamo in un'unità operativa in cui c'è una carenza di organico tale che il coordinatore non riesce a far fruire le ferie a questo dipendente e gli può chiedere di lavorare fino alla fine,
e poi in questo caso le ferie saranno retribuite. Questo succede sia nel dipendente a cui scade il contratto, succede per esempio a un dipendente che va in pensione perché viene dichiarato non più abile a quel Al proficuo servizio pubblico. lavoro, esatto, e quindi da un giorno all'altro gli si dice tu non sei più idoneo a lavorare. Però quel dipendente ha 50-60 giorni di ferie residue, in quel caso lì gliele monetizzo. Quindi in casi eccezionali si può fare. In linea generale non andrebbe fatto. Hai usato più volte in questa risposta la parola coordinatore in merito all'organizzazione delle ferie, eccetera. Una delle domande è, un'altra domanda, quali sono gli sviluppi in merito alla figura del coordinatore infermieristico, che detta così è un po' molto aperta, non abbiamo capito cosa volesse nello specifico dirci la persona che ci ha scritto la domanda, però visto che hai detto più volte l'organizzazione dei turni, eccetera, quali sono, secondo te, anche perché sei anche una coordinatrice, gli sviluppi in merito alla figura? Mi viene da dire che la figura del coordinatore sta cambiando, è cambiata negli anni. Pensiamo che 50 anni fa avevamo delle suore che governavano, comandavano all'interno del reparto dove c'era un po' di quest'area di terrorismo. Ora sta cambiando un po' tutto, sta cambiando perché il coordinatore non è più quello che fa esclusivamente i turni, ma è quello che dovrebbe coordinare o guidare un gruppo di lavoro, quindi avere quelle competenze, quelle capacità per far stare insieme un gruppo di lavoro e per farlo stare insieme bene. E uno degli obiettivi che dovrebbe adesso avere il coordinatore, che magari non aveva in passato, era quello di far crescere il gruppo, anche proprio da un punto di vista formativo, quindi dare la possibilità di studiare, di crescere, di fare corsi, di far formazione. Per questo sta cambiando un po'. Come sta crescendo individualmente la figura del coordinatore, in realtà un po' come quella dell'infermiere, cioè ognuno ci deve mettere del nostro, l'infermiere ci deve mettere del suo per poter crescere, fa corsi, fa master, fa magistrale, eccetera, allo stesso modo deve fare il coordinatore. Se vuole crescere, deve rimboccarsi le mani e cercare di crescere dove può, quindi studiando, formandosi. E confrontandosi. Leggevo un'altra domanda che in qualche modo è collegata a quelle precedenti sull'assegnazione di reparto. È possibile rifiutare l'assegnazione ad un reparto che non ci piace sostanzialmente? Sì, si può provare a chiedere di cambiare. Ci devono essere delle motivazioni valide. Un esempio che mi è capitato in passato è quando si viene assegnati ad un reparto oncologico, un'unità operativa oncologica, soprattutto le persone che hanno avuto esperienze con malati oncologici proprio a livello familiare possono avere grosse difficoltà a lavorare in un'unità operativa oncologica e quindi mostrando quelle che sono le difficoltà personali si può chiedere di non andare in quell'unità operativa e di sceglierne un'altra. Questo sì, però. Più che rifiutare, che è una parola forse troppo eccessiva, è chiedere di essere assegnato in un reparto diverso per evidenti esigenze, magari non perché semplicemente non ci piace, perché poi Esatto. sostanzialmente può essere anche la non conoscenza di quel settore che può portare a questo tipo di rifiuto, se così possiamo definire. Esatto. Andiamo avanti. Dopo quanti anni, no, dopo quanti rinnovi temporali le cooperative sono costrette a fare il contratto a tempo indeterminato? Questa possiamo rispondere in qualche modo anche a questa domanda che riguarda le cooperative, anche se noi stiamo parlando di diritti dei dipendenti pubblici? Sì, allora, infatti la prima cosa che bisogna ricordare è che le cooperative sottostanno a un contratto privato. In sanità ci sono due grossi blocchi, uno è il contratto collettivo nazionale della sanità pubblica e un altro della sanità privata, che hanno alcuni diritti e doveri simili, altri un po' diversi. Se per esempio per il dipendente pubblico è impossibile, perché proprio viene scritto nel contratto che dopo un tot di rinnovi si diventi a tempo indeterminato,
Nel pubblico questo può succedere. Può succedere se si superano 24 mesi di rinnovi. Quindi fino a, entro i 24 mesi di rinnovi, se il contratto recede entro i 24 mesi, può scadere. Se supera quei 24 mesi, il contratto può essere trasformato da determinato a indeterminato. C'è un'altra domanda, che è la domanda del secolo, sempre per chi non conosce questa professione, sullo stipendio, ma risponderei tra un attimo. E andrei sulla domanda relativa alla mobilità. Sono vincitrice di concorso di mobilità. Ho già chiesto il nulla osta alla mia azienda, la quale ha risposto che, non avendo una graduatoria attiva in corso, non può rilasciarmi né nulla osta né di conseguenza una data per il trasferimento. Quindi mi chiedo, l'altra azienda deve aspettarmi o può dirmi che perdo il posto? Questa è la prima domanda. Allora, c'è una cosa che spesso ci dimentichiamo, cioè che noi siamo dipendenti di una determinata azienda. Quindi tutti i diritti e i doveri che abbiamo come dipendenti sono rivolti all'azienda con cui abbiamo firmato un contratto. E questa azienda, diciamo che a questa azienda abbiamo dei vincoli proprio contrattuali. Quando veniamo chiamati da una mobilità, da un'altra azienda, dobbiamo ricordarci che non siamo figli dell'altra azienda, ma siamo figli della nostra azienda di appartenenza. Quindi l'altra azienda, l'azienda ricevente, diciamo, dove abbiamo vinto una mobilità, ci chiama, ci chiede di prendere servizio il tal giorno, ma prima di poter prendere servizio nell'azienda ricevente, dobbiamo ottenere il nulla osta dalla nostra azienda di appartenenza, che appunto ha tutti i diritti su di noi. Cosa succede? Che nella stragrande maggioranza dei casi la nostra azienda di appartenenza ci dice sì, ti lascio andare, quindi ti do il nulla osta subito oppure fra 2 mesi, perché magari se ci troviamo nel periodo estivo io non sono nelle condizioni di lasciarti andare adesso, ti faccio lavorare fino a settembre, poi a settembre ti lascio andare. Cosa succede dall'altra parte? Che l'azienda invece dove abbiamo vinto la mobilità, quindi l'azienda ricevente, ci dice no, io ho bisogno subito perché? Perché non ho una graduatoria e ho bisogno che vieni subito. Quindi l'azienda ricevente può decidere di aspettarci e quindi dire sì, ok, aspetto quei 2 mesi che la tua azienda ti dia il nulla osta oppure guarda, non sono nelle condizioni di aspettarti. Questo purtroppo sta nel buon cuore dell'azienda che ci vuole ricevere e un po' dalle esigenze stesse dell'azienda che ci vuole ricevere, nel senso che se veramente è in condizioni di criticità e ci vuole subito, può decidere di non aspettarci. La nostra azienda di appartenenza può decidere quando lasciarci andare e se lasciarci andare, perché ha tutti i diritti su di noi. È un po' l'incastro di un puzzle infinito di cose da mettere insieme, anche perché io immagino che se c'è una mobilità, c'è una graduatoria. Se l'azienda che ci deve ricevere in qualche modo organizza il tutto chiamando alle altre persone successivamente, come dici tu, a buon cuore, ma anche a buon senso, voglio dire, avere la possibilità di una persona che si trasferisce lì perché per varie ragioni ha più senso di non prenderla, secondo me, è una questione organizzativa e di gestione. Altra domanda sempre sull'argomento, se in questo periodo di attesa, quindi al periodo del trasferimento, scoprissi di essere incinta, il mio posto decade o l'altra azienda deve aspettarmi e quindi iniziare là al termine della gravidanza e della maternità? Qui ritorniamo sempre sui diritti e doveri della maternità. Sì. Mi verrebbe da dire, dunque, se un'azienda, l'azienda di ricevente che ci sta aspettando ha bisogno subito e noi sono incinta e sono magari a inizio gravidanza, può decidere di scorrere la graduatoria. Diverso è se riesco a firmare la mobilità e arrivare nell'azienda ricevente e poi
da lì parte il mio Infatti, periodo di aspettativa. non è una discriminante il fatto di essere in maternità, ma più che altro è quando inizi Esatto. quel nuovo rapporto di lavoro, perché poi la domanda che continua dice se invece quando vengo chiamato, dico all'azienda che sono in maternità, l'azienda mi deve garantire il posto oppure mi lascia a casa sostanzialmente. Se ricevi il nulla osta, mi immagino. E inizi il rapporto di lavoro con la nuova azienda, ma sei in maternità, entri in maternità con quell'azienda nuova sostanzialmente. Esatto, sì. Quindi non è una discriminante il fatto di essere in gravidanza, ma è il discorso dell'organizzazione del trasferimento della persona da un'azienda all'altra, che poi si trasferisce tutto lo storico sostanzialmente. Esatto. Allora, si può praticare la libera professione anche se si è dipendente pubblico? Sì. Allora, dobbiamo ricordarci che il dipendente pubblico ha un contratto di esclusività con l'azienda sanitaria e quando è in regime di full time, quindi quando lavora al 100%, quindi 36 ore a settimana, il dipendente pubblico può fare solo quello, quindi posso essere dipendente soltanto dell'azienda. Se invece ho un contratto di part-time e un part-time non superiore al 50%, posso avere, tra virgolette, un secondo lavoro o avere una partita IVA e quindi praticare in libera professione, però solo ed esclusivamente se sono in regime di part-time non superiore al 50%. Già se sono dipendente dell'azienda sanitaria con un part-time al 70%, ecco che già in quel caso lì non posso più avere anche la partita IVA per la libera professione. Questa cosa è stata derogata per l'emergenza, per la campagna vaccinale, ma ancora Esatto. non si è capito se in qualche modo ci sarà una proroga, per chi lavora nel pubblico. E la domanda del secolo, anzi no, prima questa. Se si entra nel pubblico, questa è in diretta adesso, se si entra nel pubblico con un contratto a tempo determinato attraverso una manifestazione di interesse, si può ottenere poi l'indeterminato della serie? Io lavoro e dico all'azienda, io sarei interessato a un contratto a tempo indeterminato. L'azienda me lo può fare? No, quello che sta scritto nel contratto collettivo della sanità pubblica è che il tempo indeterminato nell'azienda sanitaria si ha solamente se si è vincitori di un concorso pubblico. Quindi esclusivamente dal momento in cui si vince un concorso pubblico si può entrare a tempo indeterminato nell'azienda. In questi ultimi 2 anni è successa una cosa che prima non era mai successa, che è stata la stabilizzazione con la legge Madia. È stata data la possibilità a chi aveva tot anni di anzianità in un'azienda sanitaria a tempo determinato, partecipando comunque a un bando interno dell'azienda sanitaria, si è visto trasformare il contratto da determinato a indeterminato. È stata una legge per stabilizzare quelli che erano precari da un periodo lungo. Però in linea generale si entra come a tempo indeterminato solamente tramite concorso pubblico. Comunque la stabilizzazione viene fatta a un concorso pubblico, quindi c'è comunque un bando di concorso per la stabilizzazione. Esatto. E la domanda del secolo è, che immagino sia sempre arrivata da uno studente o da chi, secondo me, si sta informando per capire se questo è il lavoro che vuole fare nel futuro, è: quanto si guadagna di netto al mese facendo questo lavoro? Allora, all'interno del contratto collettivo sono ben indicati, a seconda delle categorie professionali, qual è lo stipendio tabellare, quindi lo stipendio di base di un infermiere. L'infermiere è in categoria D e ha uno stipendio tabellare, quindi uno stipendio di base che è circa 1.750 euro. A questi però vanno aggiunti tutte le indennità di turni festivi, le indennità notturne, e per contro vanno tolte l'indennità magari di terapia intensiva, di dialisi, di sala operatoria, eccetera. Però dall'altra parte vanno poi tolte tutto il TFR, tutte le trattenute comunali, regionali, eccetera. E quindi
alla fine al netto un infermiere alle prime esperienze che non ha quindi una fascia economica, non ha fatto uno scatto di fascia di anzianità, si prende all'incirca 1.600 euro. Un turnista che però fa notti e festivi. Lo stipendio poi ovviamente più indennità abbiamo, più aumenta, nel senso che più notti si fanno, più festivi si fanno, se si fanno anche della pronta disponibilità, o se si fanno dei turni aggiuntivi, delle prestazioni orarie aggiuntive, ovviamente lo stipendio sale. Però uno stipendio base di un turnista che lavora sulle 24 ore è circa di 1.600 euro. E leggendo, ascoltando la tua risposta e quindi dando un numero ben preciso come partenza di stipendio degli infermieri in Italia, quindi 1.600 euro, leggevo nei commenti sul fatto, sulla questione della domanda che rispondevi prima della fedeltà riferita all'azienda, no? C'è un commento che diceva tanta fedeltà non remunerata. Cosa ne pensi tu del fatto che lo stipendio probabilmente, no, probabilmente, sicuramente non è in media a quelli europei e perché bisogna essere fedeli all'azienda? Nell'attesa, aspetto prima che tu risponda, se avete altre domande, provate a scriverle nei commenti perché le domande che ci avete mandato sono terminate quasi. Quindi se avete altre domande, scrivetecele. Scrivetele così rispondiamo, altrimenti andiamo verso la conclusione. Quindi, cosa ne pensi, Chiara? Mi verrebbe da dire, siamo in Italia e purtroppo dobbiamo fare i conti con con la nostra Italia, con la nostra realtà. È difficile fare i conti in tasca con un infermiere tedesco o francese. Vero è che i nostri stipendi sono dei buoni stipendi se rapportati anche, come dicevo prima, a, tra virgolette, i privilegi che abbiamo. Prima facevo l'elenco di tutte le giornate di permessi e ferie che abbiamo nell'arco di un anno lavorativo. Mi è capitato più volte di sommarli tutti: 36 giorni di ferie, 8 giorni di formazione, 3 giorni di permessi per motivi di salute. Se abbiamo le 150 ore, abbiamo altri 25 giorni per studiare. Quindi alla fine abbiamo la possibilità di stare a casa 2 o 3 mesi tra ferie e permessi, e poi sicuramente non c'è da dimenticare che lavoriamo, se abbiamo un turno regolare, lavoriamo su 5 giorni lavorativi, noi lavoriamo 3, quindi abbiamo comunque ogni 10 giorni, 4 giorni che siamo a casa, cioè non è poco. Questo da una parte. Dall'altra parte di responsabilità ne abbiamo, accidenti se ne abbiamo. Però purtroppo è anche difficile riuscire a quantificare in termini economici le nostre responsabilità. Cioè quanto daresti economicamente Questa è una domanda, esatto, che a, a ognuno eh, risponde soggettivamente poi. cioè, avendo lavorato in diversi reparti, mi verrebbe da dire l'infermiere di triage è quello che dovrebbe guadagnare 10.000 euro al mese per la fatica, per quello che si sente dire, per le responsabilità. E magari un infermiere, che ne so, In non lo so, ambulatorio. in un ambulatorio dove vengono montati gli ECG holter, magari potrebbe prenderne anche 1.300, non 1.600. Però come si può quantificare, come si può decidere chi merita di più, chi deve guadagnare di più in base alle responsabilità e alle competenze che abbiamo. È un po' Sicuramente difficile. siamo d'accordo sul fatto che lo stipendio andrà in qualche modo, dovrebbe essere in qualche modo aumentato e se non equiparato, almeno avvicinato a quello della media europea. Il problema è che su queste cose qua, tutti, e mi riferisco ai politici, forse non solo, fanno tante promesse, ma poi alla fine, come abbiamo visto, non si fa niente. Su questo ripasso un attimo all'attualità. In questi giorni, in queste settimane, i sindacati e l'ARAN stanno facendo le trattative per il rinnovo contrattuale. Non mi risulta che ci siano fondi a disposizione ulteriori rispetto a quelli previsti già in precedenza per fare dei aumenti di stipendio
notevoli. Non penso che qualcuno firmerà un contratto senza un adeguato aumento della parte economica. Poi quanto debba essere, non lo so neanche io, sono d'accordo con te perché poi non è semplice. Nel frattempo però sono arrivate altre domande, quindi questa nostra chiacchierata è stata utile. Posso fare 5 ore anziché 4 per l'allattamento, lavorando tutte le mattine dal lunedì al venerdì invece dal lunedì al sabato? Questa è Questo è una cosa che viene concordata con il coordinatore e con il responsabile del servizio. In linea generale direi di no, perché c'è proprio una riduzione oraria giornaliera prevista per l'allattamento, però se hai un coordinatore, mi viene da dire, compliante che riesce a venirti incontro in questo senso, forse si riesce a raggiungere un accordo. Una domanda più tecnica, secondo me, in merito a quello che dicevi prima sul rifiuto, di poter godere delle ferie sostanzialmente prima della fine della scadenza del contratto. E il merito al rifiuto del coordinatore delle ferie non godute a ridosso della scadenza del contratto. È vero che poi per farle monetizzare devo prima aver fatto domanda di ferie per iscritto e protocollata per poi dimostrare che mi sono state negate? Della serie. Devo fare una richiesta ufficiale così dopo dimostro che non me le hanno date? Allora, se comunque il contratto va a scadenza e il coordinatore non te le ha pianificate, è già finita la questione. Nel senso che il coordinatore ti dice: io non sono in grado di dartelo, il tuo contratto scade il 31 dicembre e ti vengono in automatico monetizzate. Quindi non ci deve essere nessun diniego da una parte o dall'altra. Immagino che si riferisca al fatto di avere una prova scritta, cioè il coordinatore in qualche modo ti dica: non riesco a programmare le tue ferie sostanzialmente nel turno prima della scadenza del contratto, e quindi richiesta di ferie, no, risposta: non riesco perché non le fai perché non riesco, immagino. Sì, è uno scrupolo in più, in realtà, Esatto. Sempre meglio, diciamo. il dare le ferie al dipendente è una delle responsabilità del coordinatore. È un Il dovere coordinatore, dell'azienda, sostanzialmente. esatto, dell'azienda e del coordinatore stesso che deve fare una programmazione annuale delle ferie, quindi è lui responsabile di garantirti per esempio 15 giorni di ferie estive e tutti i restanti giorni nell'arco dell'anno. Quindi ne risponde lui poi a una direzione infermieristica, a una direzione sanitaria. Quindi è uno scrupolo in più, sì, lo si può fare, lo si può chiedere formalmente, non tanto direi su una domanda protocollata, ma magari se si ha un portale informatizzato, magari inoltrare la richiesta di ferie. Però ribadisco, quando non vengono. Quando l'operatore non fruisce delle ferie, ne risponde il coordinatore infermieristico che deve motivare il perché non ha potuto dare le ferie a quel dipendente. Chiaro. Altra domanda. Sono vincitrice di un concorso tra le prime posizioni. Mi è stato chiesto di esprimere l'ordine di preferenza dei presidi, evidentemente a un'azienda con più presidi. A causa del blocco delle assunzioni vengo chiamata in un presidio non scelto. È giusto? È giusto. Innanzitutto bisogna vedere cosa c'è scritto Non nel è bando giusto. del. La risposta è non è giusto, perché se Non è non mi ha fatto giusto. scegliere la preferenza, non mi sembra Non è giusto. giusto. Bisogna vedere un po' quello che c'è scritto nel bando di concorso per cercare di chiarirsi bene che vincoli c'erano nel bando di concorso. Vero è che se dovessi dare io un consiglio personale a qualcuno, direi firma il contratto, prendi servizio in quell'ospedale e poi chiedi una mobilità interna che si può fare tranquillamente, chiedi una mobilità intraospedaliera, visto che a quell'azienda fanno parte più presidi ospedalieri. Potrei fare l'esempio della Romagna. In Romagna ci sono almeno 10 presidi ospedalieri che fanno capo ad una stessa azienda sanitaria. Nel momento in cui si viene assunti in quell'azienda sanitaria, si viene assegnati ad un presidio ospedaliero. Una volta che si è dentro,
è molto più semplice anche spostarsi all'interno. Quindi non sarebbe giusto, però in alternativa a nient'altro io accetterei questo. Secondo me quello che dicevi è giustissimo, nel senso che bisogna vedere quali sono i vincoli del bando di concorso, perché se nel bando c'era un vincolo particolare, ok, se era stata inserita come possibilità, probabilmente l'azienda può farlo sostanzialmente, anche perché con la carenza di personale è non sempre il buon senso nella gestione di questi all'interno delle varie realtà dei presidi ospedalieri, si crea un po' di confusione sostanzialmente. Quindi farei anche io la stessa cosa. Ultima domanda, credo. Può l'azienda decidere di non darmi in un'unica giornata le ore lavorate in più che ho da recuperare? Praticamente mi obbliga ad usufruire in più giorni, smettendo di lavorare un'ora prima del turno. Direi complicato come cosa, però. Cioè, praticamente finisce un'ora prima tutti i giorni per recuperare quelle ore. Termini il lavoro un'ora prima. Dove lavori? Mi viene la domanda così. Sì, è un modo strano di smaltire le ore, diciamo. Sì, infatti. Non saprei, in realtà. Ha poco senso probabilmente, mi viene da dire, perché poi avere una persona un'ora e meno dipende dal reparto, perché se sei in una terapia intensiva, quell'ora e meno chi te la copre o chiedi a un'altra persona di arrivare un'ora prima? Probabilmente sì. Poi non ci dovrebbe essere, secondo te, un regolamento della gestione delle ore interna anche concordato con i sindacati, mi viene da dire. Sì, l'orario di lavoro è scritto sul contratto collettivo, cioè si No, dico lavora la delle gestione delle ore in più, ore in l'organizzazione. più, quello sicuramente. Lo vedo una maniera un po' strana di smaltire le ore, poi comunque dovrebbe essere una cosa eccezionale. Sì, oggi puoi andare via prima perché c'è meno lavoro. Vai via un'oretta prima, ma non dovrebbe essere una cosa Tutti i standardizzata giorni, per tutti i infatti. giorni, perché altrimenti cambia, la matrice del turno, cambia il riconoscimento orario, cambiano. No, ma poi se ci dovessero essere più persone dello stesso turno che devono recuperare ore, vanno via in due, secondo me è un po' strano come cosa. Però probabilmente l'azienda, se l'ha proposto, di solito può farlo, è poco organizzativamente organizzato. Niente da dire. E su questa gestione qui avrebbe più senso smaltire le ore in una o più giornate, così tutti hanno anche la possibilità di avere il giusto recupero di quelle ore, secondo me. Anche perché Esatto. recuperare le ore significa che questa persona, questo infermiere, ha fatto un turno in più. Quindi recuperare quel turno significa recuperare un turno, a mio avviso. Ma questa è una considerazione personale che farei presente magari al coordinatore nella richiesta delle ore o al momento in cui mi venisse richiesto di fare un'ora in meno, perché poi è un recuperare niente, perché la fai in macchina magari per tornare a casa quell'ora in meno di lavoro. Esatto. Ma questo va nella gestione dei rapporti interpersonali tra colleghi o dipendenti e datore di lavoro. Chiara, siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata e di questa diretta sui diritti e doveri dei dipendenti pubblici. Io ti ringrazio, Grazie a te. ringrazio le persone che ci hanno ascoltato o che ci ascolteranno, perché questa, oltre ad essere in diretta, sarà un video registrato quando, se vorrete rivederlo, sarà disponibile. Vi invito a fare altre domande sull'argomento, sempre utilizzando i nostri canali social o la nostra mail redazione@nars24.it, non solo sull'argomento, ma anche su eventuali altri argomenti da trattare in futuro, sia in diretta ma con video in approfondimento. Vi ricordo che tutti, quasi tutti, no, direi tutti, Chiara, gli argomenti che abbiamo trattato oggi sono disponibili negli articoli presenti su nars24.it, e l'autrice di quasi tutti è Chiara. Chiara, sei stata molto chiara. Grazie. E alla prossima. Ok, Buona serata a tutti. grazie, ciao. Ciao. Ciao.